La presenza delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale per la coesione sociale del paese, ma anche per la ricchezza del nostro paese e lo sviluppo territoriale. Con il Family Act finalmente si inizia ad investire sulla famiglia, sulle bambine e sui bambini. L'assegno unico universale è la prima tappa di questo percorso. In queste settimane le famiglie stanno vedendo le risorse economiche che sono state stanziate. Ricordo che c'è ancora la possibilità fino al 30 giugno di fare domanda per l'assegno unico universale, ma il Family Act è molto di più, è integrazione tra la vita privata e le politiche di conciliazione, è asili nido, servizi. Noi dobbiamo insomma investire nel nostro paese per consentire alle donne e alle famiglie di partecipare alla vita economica e sociale del paese e farlo attraverso servizi sempre più adeguati.